Un attimo quello che abbiamo visto oggi e quindi la modulazione vettoriale, la tecnica modulazione vettoriale, vi ho detto che la tecnica che viene ormai utilizzata come standard per tutte le applicazioni industriali, quindi significa che all'interno degli inverter industriali troverete quasi sempre questo tipo di tecnica di modulazione, tranne in casi particolari in cui vengono alimentati dei carichi stazionari, quindi dove non c'è una richiesta di variazione della tensione di alimentazione del carico, in cui si possono utilizzare tranquillamente altre tecniche come la BQM sinusoidale. Allora, siamo partiti da che cosa? Dalla definizione del componente simmetrico, del vettore di spazio. Il vettore di spazio è un operatore matematico, abbiamo detto che si può applicare nei casi di sistemi multifase e serve semplicemente a compattare un po' di più i modelli, perché come proprietà il vettore di spazio ha il fatto che può essere rappresentativo di tre grandezze scalari attraverso un vettore che ha due componenti scalari, perché la terza componente è la componente popolare, ma che abbiamo visto istante per istante con Q uguale a zero. Quindi rappresentare un sistema trifase o polifase attraverso la sua rappresentazione del vettore di spazio è al momento una semplice trasposizione matematica. Allora, se applichiamo il vettore di spazio all'inverter a tensione impressa, ovviamente avendo un'uscita di tipo trifase, può essere utilizzato per come applicazione. In sostanza c'è semplicemente una particolarità, e cioè quella che l'uscita dell'inverter a tensione impressa ovviamente non può assumere qualsiasi colore, ma è legata allo stato degli interruttori dell'inverter. Abbiamo detto che i gradi di libertà sono legati agli interruttori di sopra, che possono assumere 0 o 1 come valore, perché abbiamo detto quelli di sotto poi devono assumere uno stato complementare e quindi sono vincolati allo stato dell'interruttore di sopra. Quindi significa che ho 8 possibili combinazioni, va bene? E cose che abbiamo già visto quando abbiamo valutato quelle che sono le tensioni di fase in uscita da un inverter a tensione impressa. Abbiamo detto che ci sono 8 combinazioni di tensioni di fase in uscita da un inverter a tensione impressa. E per ogni combinazione, ricordate, abbiamo parlato di VAN, VBN, VCN, di tre grandezze scalari che assumono valori diversi a seconda della combinazione che utilizzo per l'inverter a tensione impressa. Va bene? Adesso, se applico il vettore di spazio all'inverter, significa che avrò 8 combinazioni diverse di vettore di spazio, perché comunque non si prescinde dal fatto che io ho 8 possibili stati per l'inverter a tensione impressa, non è che ne genero di nuovi, sono sempre quelli. Quindi significa che applicando il vettore di spazio all'inverter a tensione impressa e andando a scansionare tutte le combinazioni che posso avere, alla fine le 8 combinazioni posso ricavare questi 8 vettori nel piano di Gauss. Quindi come parte reale e parte immaginaria ho 8 vettori, di cui 6 diversi da 0, che sono questi, vedete costituiscono un esagono, e 2 coincidenti con l'origine. Con l'origine coincidono quelli relativi a 0, 0, 0 e 1, 1, 1 come combinazione. Gli altri che cosa hanno? Hanno un'ampiezza pari a 2 terzi per V con S, dove V con S è la tensione di ingresso dell'inverter, è una fase che dipende poi dalla combinazione 0100, 110 e così via. Quindi le combinazioni mi vanno a definire la posizione del vettore in uscita dall'inverter. È ovvio che se ad esempio impongo 110 e quindi ho questo come vettore, dietro quel vettore ci saranno le tre tensioni di fase corrispondenti. Ricordate, abbiamo scritto le equazioni all'inizio, mi portano dalla parte, cioè le sapete, le equazioni che mi permettono di passare dall'uno all'altro sistema. Quindi in questo caso, ad esempio, se in un intervallo impongo 1, 1, 0, significa che mi aspetterò come tensioni di fase quelle tre che avevo già calcolato e che corrispondono appunto a quella combinazione. L'unica cosa le sto rappresentando nel piano di Gauss, questo sto facendo. Perché quello che riuscivo a fare con i fasori a regime stazionario non lo posso fare con gli stessi fasori in regime dinamico, perché il fasore perde di valore
non esiste nel caso di regimi dinamici, fa solo esiste quando raggiunto un regime sinusoidale permanente. Quindi la definizione del fasore del componente simmetrico, mi permette di generalizzare l'utilizzo del vettore anche in regime dinamico, però ovviamente il vettore è diverso rispetto al fasore. Abbiamo detto che coincidono solo quando anche il componente simmetrico lo porto al regime stazionario, in quel caso coincidono, ma in generale questo vale sempre, regime dinamico e regime stazionario. Quindi ho questi valori e adesso mi pongo il problema, devo implementare, devo applicare sul carico un valore di tensione. Sto utilizzando questa tecnica perché l'abbiamo introdotta come tecnica che mi consente di applicare qualsiasi valore di tensione in qualsiasi momento, in qualsiasi istante ad un carico, con dinamiche spinte rispetto alla VQM sinusoidale. Allora significa che io vado a leggere quello che è il riferimento, quindi io voglio ottenere quel riferimento di tensione in quell'intervallo di tempo, in quell'istante, quindi vado a fotografare il V-star. Quel V-star è caratterizzato da un'ampiezza e una fase, ok? A quel punto, se ho questo come vettore, che cosa devo fare? Devo capire come ottenerlo attraverso i vettori che realmente posso applicare sul motore. E quindi vado a fare la cosiddetta modulazione vettoriale. Quello che faccio in ambito scalare, in termini scalari, per un chopper, devo fare in termini vettoriali, perché qui non ho più uno scalare, ho dei vettori rappresentati in un piano di Gauss, lo devo fare in termini vettoriali. E allora che cosa faccio? Voglio ottenere questo V-star, mi devo identificare un intervallo, cioè comunque ho bisogno di una media, di farlo in un intervallo di tempo, però lo posso fare piccolo questo intervallo di tempo, compatibilmente con la frequenza di commutazione del dispositivo. Mi definisco questo intervallo di tempo e in questo intervallo di tempo che cosa faccio? Innanzitutto identifico il settore. Questi, vedete, ci sono diversi settori, identifico in quale settore va a ricadere il mio riferimento. Una volta identificato il settore faccio le proiezioni vettoriali sui due vettori che mi delimitano il settore, vado a ricavare le due proiezioni, quindi V1 star e V2 star. Alla fine, come si ottiene V star? Dalla somma vettoriale di V1 star e V2 star. Ok? Quindi significa che io devo implementare questi due. Quindi questo non lo posso ottenere, ma posso ottenere questi due attraverso una media temporale. E quindi che cosa faccio? Attraverso il teorema dei semi mi vado a ricavare qual è il duty cycle per ognuno di questi vettori. Alla fine sto ricavando due duty cycle diversi. Prima nel caso scalare ne ricavo uno, qui ne devo ricavare due perché la modulazione la devo fare su due vettori. Quindi ricavo un primo duty cycle e come lo ottengo? Rapportando il valore di V1 star sul valore massimo, quindi ricavo V1 star attraverso questa equazione. Poi il duty cycle lo ricavo facendo V1 star, che è questa proiezione, diviso tutto l'ampiezza di V1, che è 2 terzi per V con S. La stessa cosa faccio su V2, faccio V2 diviso tutta l'ampiezza, è come quando sul chopper facevo il riferimento diviso tutta la tensione, mi ricavavo il duty cycle. Qui ricavo in sostanza due duty cycle, quello relativo al vettore V1 che è α1 e quello relativo al vettore V2 che è α2. Mi vado a ricavare i sottointervalli di tempo all'interno dei quali devo modulare prima con V1 e poi con V2, l'intervallo di tempo che prendo come riferimento, quello che manca ovviamente sarà la parte dello zero, la parte rimanente dei duty cycle con cui devo alimentare con il vettore 1. E quindi di fatto sto modulando su tre vettori, perché anche questo è un vettore, sto modulando su tre vettori per ottenere una media temporale che sia equivalente alla somma vettoriale, media temporale equivalente alla somma vettoriale, questa è l'equivalenza, media temporale, somma vettoriale. Riesco a ottenere, al posto di una somma vettoriale che non riesco a ottenere perché questi non ce li ho fisicamente, lo ottengo attraverso sempre una media temporale. Quindi identifico i tre intervalli di tempo con cui andare a alimentare V1, V2 e 0 e al termine di questo intervallo, al termine solo quando è passato tutto T con S, posso dire di aver applicato mediamente il vettore V-star sul carico. Quindi istantaneamente succedeva come per il chopper,
io vedevo o V massimo o 0, qui anziché vedere V massimo o 0, vedo o V con 1 o V con 2 o 0. Quindi istantaneamente io vedrò sempre solo i possibili stati dell'interruttore, che sono sempre questi, non si scappa. Però come media alla fine ricavo, come valore medio, ricavo esattamente quello che mi serve. Con dinamiche spinte, perché le dinamiche abbiamo detto che sono legate al tempo di modulazione. Il tempo di modulazione è legato a sua volta alla frequenza di commutazione. Più è alta la frequenza di commutazione che possono avere i dispositivi, più è piccolo questo intervallo di modulazione, quindi più è spinta la dinamica che posso avere dal mio inverter. E quindi posso variare il mio V-star con dinamiche più spinte. Nel caso semplice, poi, che ad esempio mi trovi in condizioni di regime stazionario, io posso fare la stessa cosa. Cioè, nel caso di regime stazionario, io devo implementare questo qui, un fasore che gira. Alla fine, quindi, o ottengo un fasore, un vettore che sta qua, poi sta qua, poi sta qua. Nel caso di regime stazionario faccio la stessa cosa. C'ho questo vettore che gira, questo fasore che gira. Allora io lo fotografo. Lo fotografo in un intervallo, lo fotografo dopo t con s, lo fotografo dopo t con s, quindi dopo t con s che sarà successo? Che questo fasore probabilmente ha mantenuto l'ampiezza che aveva prima e si è spostato leggermente in avanti, ok? Perché ha ruotato, dopo 50-100 microsecondi avrà fatto una piccola rotazione. Quindi significa che dopo che ha fatto la rotazione mi ricavo di nuovo V1 e V2 e vado a applicare di nuovo la modulazione su T con S, che sarà cambiata perché più mi avvicino a questo qui più diminuirà alfa 1 e aumenterà alfa 2. Quindi T con S per T con S la modulazione cambierà e alla fine otterrò questo fasore che gira. Quindi vedete, la posso utilizzare sia nel caso di regime stazionario, che si avvicina poi a una PWM sinusoidale come funziona, ma soprattutto lo posso usare nel caso di regime dinamico, dove istante per istante posso, dove per istante si intende sempre l'intervallo minimo di discretizzazione che riesco a ottenere, posso cambiare la sua posizione e il suo modulo, ovviamente all'interno di questo esagono, perché se vado al di fuori non lo posso ottenere, ma all'interno di questo esagono posso andare a implementare qualsiasi valore di tensione. Se sto fuori non posso utilizzare questa tecnica, perché ovviamente sto chiedendo al mio inverter una tensione maggiore di quella che è in grado di dare. Ok, quindi il limite, l'esagono mi stabilisce anche il limite massimo entro cui posso stare. Poco più chiaro? Allora, consiglio vi do, adesso rivedetelo un attimo anche sulle dispense, la prossima volta mi dite se ci sono problemi, lo possiamo anche ripetere da capo. Però è importante, questa è una dei pochi argomenti un po' più concettuali che c'è all'interno del corso, quindi gli altri sono abbastanza semplici da capire, perché sono dei circuiti che poi modellizzo e che poi controllo con delle tecniche di modulazione. Questo è invece richiede uno sforzo di ragionamento maggiore, per cui è importante che però lo capiate, perché se immaginate di percepirlo solo come un procedimento di tipo mnemonico, ve lo scordate il giorno dopo, comunque non capite come funziona realmente. E dato che su questo poi si basano tutte le tecniche di controllo degli azionamenti industriali, questo lo deve sapere bene. Bene. Quindi la prossima volta, io come invito che vi faccio sempre, se avete problemi, vi stoppate, vi dite professore ci ripeto la lezione l'altra volta, io ve la ripeto, interrompo quello che sto facendo e ve lo ripeto. La prossima volta dovremo fare le tecniche di controllo in corrente, però c'è spazio se volete per ripetere anche questa parte qui. Cercate di elaborarlo un po' a casa, penso che l'abbiate capito, però se c'è qualche dubbio lo ripetete. Va bene?